Come potete vedere, la nostra associazione è per il tiro con l'arco, lo vedete sullo sfondo dai bersagli che si possono sicuramente notare nel video. E questo sport è per tre tipologie sostanzialmente di arco che pratichiamo in questa struttura, che è l'arco olimpico, lo avrete sicuramente visto alle Olimpiadi, l'arco compound e l'arco nudo, con delle altre tipologie che sono l'ombo o l'arco istintivo, che sono delle, diciamo così, peculiarità per alcune attività che possono essere fatte nei vari campi di tiro con l'arco e di gara. Si tira su bersagli, come potete vedere, in piano, poi c'è la gara 3D e il tiro campagna, quindi possiamo anche variare la tipologia, diciamo così, di percorso o di specialità agonistica che possiamo fare nella nostra crescita agonistica o hobbistica del tiro con l'arco. In questo campo diamo la possibilità di provare tutte le specialità che possiamo fare nei campi di gara, quindi, come dicevo prima, il tiro sulle sagome di animali piuttosto che su percorsi in salita e discesa, e poi la gara tradizionale sui bersagli in piano a distanze diverse che variano dai 15 metri fino ai 90 metri. Uno sport che si fa tutto l'anno, quindi sia nella stagione indoor che nella stagione estiva, in quanto abbiamo anche una struttura nello stesso campo, adiacente al campo, che permette di allenarsi anche durante l'inverno a distanze da 18-25 metri, così come vengono poi fatte le gare durante la stagione indoor, che più o meno va da ottobre a marzo. Da marzo, aprile fino a settembre invece si fanno gare solitamente all'aperto. Lo scopo di questo video è così, è un po' divulgare quello che è il tiro con l'arco, quindi la nostra attività, cercare dei talenti che possono aiutarci a contribuire ai risultati che otteniamo sui campi di gara come associazione di Alpignano, e diciamo così anche l'obiettivo di creare un ambiente sano in cui ci si possa trovare, stare all'aria aperta e condividere, diciamo, con gli amici che fanno parte dell'associazione dei bei momenti di gioco e divertimento, perché poi io dico l'hobby, il tempo libero che abbiamo deve essere anche un qualcosa che faccia piacere. Questo sport è aperto veramente a tutti, per tutti intendo sia per quello che riguarda l'età, quindi dai 9 fino agli 80 anni, fatemi dire, e sia le persone con abilità diverse. È uno dei pochi sport che permette di gareggiare insieme sia i diversamente abili che i normodotati, perché le abilità che possono emergere nel fare questo sport con degli ausili sono veramente praticamente equiparabili come risultati, tant'è che abbiamo a livello nazionale degli atleti che, facendo parte del gruppo che si prepara per le Paralimpiadi, partecipano anche nelle competizioni dei normodotati. Questo ci dà orgoglio del fatto che proprio questo sport è veramente ampio, si può fare a qualsiasi livello, quindi può essere preso come un'attività per il tempo libero e semplicemente andare ad allenare, a conoscere quelle che sono le abilità personali per cercare di migliorarle e anche conoscerci meglio, perché questo sport ha necessità anche di aumentare quelle che sono le capacità di sentire il proprio corpo, di usare l'aspetto psicologico dello sport per migliorare le proprie prestazioni. Solitamente in questa struttura abbiamo presenze fisse il martedì e il giovedì dalle circa 16:30 fino alle 20, dove ci sono degli orari dedicati ai ragazzi, i ragazzi più giovani, seguiti da alcuni istruttori che mettono il loro tempo a disposizione proprio per la crescita di questi ragazzi nell'ambito sportivo, e il sabato mattina
dove ci sono anche lì degli istruttori che sono a disposizione di quelli più adulti per dare ulteriori consigli e dettagli tecnici per la crescita di chi ha volontà di imparare e migliorarsi. Invitiamo chi ha il piacere di provare questo sport di contattarci, perché previo appuntamento si può organizzare tranquillamente una prova per capire se potrebbe piacergli e quindi poi intraprendere un percorso con un corso vero e proprio che spiega tutti i dettagli e le tipologie di arco, di gare che sono possibili e ammissibili. Vi aspettiamo, grazie e arrivederci sul nostro campo.